È il 4 giugno 1947, vigilia della festa del Corpus Domini. Angela Volpini è una bambina di 7 anni, figlia di contadini residenti a Casanova Staffora, un piccolo paese dell'Oltrepò pavese immerso nei boschi. Ha portato le mucche al pascolo e sta raccogliendo fiori per la processione insieme ad altri giovani amici, quando la misteriosa signora le appare per la prima volta. La Madonna del Bocco, se così si può dire, già 60 anni fa era inserita nelle vicende dell'Italia e comunque era vicina alle esigenze degli esseri umani. Il corpo di Angela era luminoso. Aveva una trasparenza e una consistenza diversa. Era veramente meraviglioso. Lei come una di noi, non diversa da noi, come una di noi dentro la nostra storia, che probabilmente memore della sua stessa fatica è venuta ad addolcire la nostra fatica. If you love me, won't you let me know? If you love me, won't you let me know? Se non capisci quanto sei libero di fare ciò che vuoi, non puoi capire l'amore di Dio. Devo dire che è stato un periodo molto bello, perché in questi ragazzi c'era veramente la voglia e la speranza di cambiare il mondo. Non ci sono e non ci siamo riusciti, però un po' di costumi si sono cambiati. E la felicità. Per me è questa la felicità. E io sono felice, molto felice di essere stato qui, perché mi ha insegnato moltissimo nella mia vita. E dopodiché lei mi ha messo in terra e si è distanziata da me e mi ha parlato e mi ha detto: sono venuta ad insegnarvi la via della felicità sulla terra. Questa è la felicità sulla terra? Sì.